tutto lì. Io credo non avrà un grosso impatto sull'economia americana, qui si continua ad andare avanti, la richiesta di lavoro qualificato è molto forte e dunque non credo che assolutamente questo anche cambierà le intenzioni della Fed. Senti però Gian, volevo far vedere di nuovo il seguente passaggio, average hourly earnings mese su mese più 0,6% rispetto a 0,4%, questo è anche un dato molto 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 importante, il che significa che i salari sono cresciuti in media di più rispetto alle attese, che è un indicatore importante. Dopo i numeri che abbiamo visto danno ancora più forza, ancora più ragione alla Fed per essere hawkish. Ma assolutamente sì, è quello che stiamo dicendo, effettivamente proprio io dico la Fed non sarà assolutamente sorpresa da quello che vede, per la Fed questi dati sono rumore, non sono segnali in termini statistici, la Fed è decisa, la Fed è determinata, la Fed vede un mercato del lavoro dove c'è un certo flow tra le diverse imprese, vede anche che i datori di lavoro devono pagare di più, questo mi sembra ovvio, per come dicevamo prima la loro priorità principale è tenersi quelli che hanno e dunque gli devono dare qualche beneficio in più. E secondo me sì, questo secondo me conferma tutto quello che sta facendo la Fed, perché dico francamente anche se fossero stati 150.000 o 120.000 la Fed avrebbe detto beh guardate qui sapete come è andata a finire, forse c'erano certi negozi che hanno assunto un po' troppo per esempio e dunque non hanno più preso persone perché molti dei loro acquirenti e dei loro clienti sono andati online nel retail per esempio, ma questo non cambia assolutamente nulla, questa è un'economia forte, lo vediamo nell'aumento dei salari, non lo vediamo nella continua ricerca da parte dei datori di lavoro di personale qualificato, dunque non cambia assolutamente nulla qui e secondo me il rischio adesso per gli investitori non è più se la Fed aumenterà i tassi, poi siamo tutti d'accordo, lo hanno detto anche loro, le minutes erano incredibili, ci abbiamo preso in una maniera direi veramente terrificante, ci dobbiamo far paura quanto siamo stati io più fonti, Tigress più fonti, ci abbiamo azzeccato, molto aggressivi questi e questi rischiano adesso di fare un'altra cosa, di fare il bunching dove faranno in rapida sequenza le tre azioni, compreranno le tre azioni che saranno, aumenteranno i tassi, prima di tutto finiranno con acquistare le obbligazioni, poi aumenteranno i tassi e poi continueranno a vendere le obbligazioni che hanno in portafoglio riducendo la liquidità nel sistema. Ossia, questo non dico che sia lo spauracchio del mercato, ma vediamo anche che la signora Daly, che è estremamente influente, perché lei è stata la moderata che poi si è aggregata, che ha reso possibile il tutto su iniziativa di quello che proponeva Bullard, che è il falco, anche lei dice ma questa riduzione delle obbligazioni in bilancio forse non la facciamo subito, però la facciamo. E lei è stata la prima veramente a cominciare a stabilire una tabella di marcia. Qui siamo alla fase tabella di marcia con la Fed, non siamo più all'ipotesi, siamo passati a una strategia, proprio alla tattica, proprio dicono qui granular, stiamo scendendo nei minimi particolari del timing. Però la Fed è anche sempre stata altrettanto preoccupata, in particolar modo nelle ultime riunioni, per quanto concerne la partecipazione sul mercato del lavoro. Vedo il tasso veramente leggermente al rialzo rispetto al dato precedente, a 61,9 rispetto a 61,8. Il che vuol dire che comunque, ma lo abbiamo visto anche con i JOLTS, gli americani preferiscono rimanere a casa e non hanno alcuna voglia di tornare sul mercato del lavoro aspettando delle opportunità migliori, e questo probabilmente causerà un ulteriore rialzo dei salari, che è già molto massiccio, specie paragonato alle altre parti del mondo. Che cosa significa questo per la Fed e il trade-off che deve fare tra inflazione e mercato del lavoro? Ma io credo che effettivamente l'ho detto altre volte e mi pare che anche voi avete echeggiato anche questo sentimento, la Fed ha capito una cosa estremamente semplice, qui possiamo tenere i tassi a zero per i prossimi 30 anni e la gente non si rimette a lavorare, estremamente semplice, non c'è più questo legame, tassi di interesse e mercato del lavoro, qui abbiamo tutti i tassi bassi e la gente non lavora, allora abbiamo qui un payoff asimmetrico. Tenere tassi bassi, forse più aumento inflazione. Tenere tassi bassi, zero aumento occupazione. Allora cosa faccio qui? Forse c'è uno o due imprese sì, che diranno pago un po' meno il denaro, forse posso assumere qualcuno, ma questa sarà veramente la rarità e la spinta, qui la scintilla, il trigger non saranno i tassi bassi, ma forse un fabbisogno immediato. Dunque la Fed continuerà sulla sua strada, ossia non c'è trade-off più, qui è tutto unidirezionale.
qui la priorità è una sola, è di contenere questa spinta di prezzi più, che forse poi sarà transitorio o no, nessuno lo sa, questo lo sapremo dopo, ma politicamente diciamo è nell'immediato il problema principale degli Stati Uniti, anche per evitare un'ulteriore instabilità sociale. Questo è molto importante. Qui stiamo vedendo il contraccolpo dell'inflazione proprio sui ceti meno abbienti, su quelli che lavorano e devono fare i conti ogni settimana con la spesa e vedono certi generi alimentari che aumentano di prezzo. Ed è una cosa dire a qualcuno: ah sì, ma questo è un fenomeno transitorio, provvisorio, non preoccupatevi, quando quelli poi non hanno i soldi alla cassa. Ossia, questa è la transizione, come noi la vediamo adesso, ossia un momento immediato, e la Fed deve reagire. Andiamo a vedere rapidamente la reazione del mercato a circa 12 minuti dopo l'uscita del dato. Guardate cosa succede con il Nasdaq in preapertura, meno 0,74%, cede 116 punti. Che cosa significa questo? Che il selling accelera per quanto concerne il tech, che è stato particolarmente in difficoltà nelle ultime giornate. Male l'S&P 500, 0,3% sotto la parità, il Dow Jones rimane vicino alla parità ma cede 60 punti in preapertura e dunque si allontanano dai massimi storici. Sul fronte invece tassi di interesse, il T-note decennale rende l'1,75, un rialzo quasi del 2% dei rendimenti, il trentennale 2,11% in termini di rendimenti, il biennale lo 0,89. Che cosa significa la reazione del mercato? Una conferma delle tue parole, e cioè che la Fed proseguirà? Ma la Fed providerà assolutamente, ossia io mi ero detto anche che se questo fosse uscito un numero di 150.000, 120.000, questi non sarebbero assolutamente lasciati sviare, perché loro stanno facendo una diagnosi veramente completa dell'economia americana e vedono queste fluttuazioni veramente come rumore e non come segnale. Assolutamente sì. Ricordiamoci, qui c'è un discorso molto complesso sulle borse, perché mi parla delle borse americane, tutta la borsa americana. Se vediamo un Nasdaq dove fanno la voce da leone queste imprese grosse, tecnologiche, chiaramente, che noi tutti conosciamo, però che sono state proprio propagandate come una forma di vitalizio, di annuity, e dunque chiaramente lì l'infattore tasso di interesse e tasso di sconto gioca di più. Più sale il tasso di interesse e meno valgono oggi i profitti di domani, perché devo scontare a un tasso più alto. Ossia, questo è il primo punto. Dunque vediamo questa pressione sul Nasdaq, perché sono molto interest rate sensitive, sensibilità enorme ai tassi di interesse, scontando questi cash flow futuri. Vediamo l'S&P 500 che scende di meno, ma ricordiamoci che nell'S&P 500 c'è un weighting, c'è un peso di circa 25% di questi big tech. Dunque anche lì vediamo in questi indici chiaramente che si riflette ciò, però questo sarà compensato secondo noi nel tempo dai ciclici che si riprenderanno, perché la riapertura globale sta avanzando. Questo è molto importante, ne parleremo dopo. E sul Dow abbiamo le grosse società, secondo me industriali in gran parte, è una cosa molto importante, ci sono molti grossi consumer groups nel Dow, e che il pricing power, il potere di alzare i prezzi da parte delle imprese americane rimane abbastanza forte. Questo l'ha commentato anche la Federal Reserve. Dunque noi guardando il Nasdaq mi farò un discorso mercato obbligazionario. Queste sono obbligazioni camuffate. Quando i tassi di interesse salgono, i prezzi delle obbligazioni scendono, così che bisogna vedere in gran parte questi titoli. Sono praticamente delle obbligazioni con dei benefici più e indicizzate, si spera, in parte alla crescita nonché all'inflazione. Però il vero punto focale è il tasso di interesse, di scontare questi cash flow futuri a un tasso più alto che riduce il loro valore attuale. Non è la questione del fallimento. Nessuno sta dicendo che qui queste grosse imprese falliscono, ma proprio un fatto calcolo aritmetico. Stiamo vedendo un leggero recupero comunque del Nasdaq, cede soltanto mezzo punto percentuale, tantissima volatilità in preapertura. Intanto questo bull market che sta andando avanti da circa 36 mesi, credo, è in pericolo con le nuove politiche della Fed? Ma io credo ci sarà molta volatilità, e più che in pericolo direi due punti. Uno, che chiaramente c'è sempre il fattore virus che potrebbe anche giocarci un brutto scherzo, io non dico che sia probabile, non lo spero chiaramente, però vediamo un po' come vanno le cose nel mese di gennaio, perché il mercato ha fatto questa scommessa che non ci sarà il grande scombo sull'avvento, dunque speriamo che non accada. Due, punto molto importante è questo, che le imprese americane grosse, che tendono a essere quelle quotate in borsa, purtroppo che quelle piccole, sono i small caps, ma anche i small caps sono grosse come imprese in confronto alla piccola media impresa privata americana, hanno moltissimo cash sul bilancio, il che costituisce un cuscinetto contro i rialzi dei tassi. Dunque io non credo che questo sarà proprio il momento proprio scintille, il momento scatenante di una crisi fortissima. Quello che può accadere è questo, secondo me.
può accadere che ci possa essere un forte rialzo dei tassi di interesse, che ci sia uno spostamento da parte di alcuni investitori come asset allocation da titoli a cash o a obbligazioni come rendimento, diciamo perché diventa più interessante, o rapporto cash flow rischio. Dunque questo può accadere, asset reallocation, ma io non credo che ci sia un crollo qui imminente. Io credo che ci sia ancora molta liquidità, speriamo che sia così, ma io credo che veramente bisogna fare molta attenzione e bisogna andare su quei titoli che hanno una forte utilità, redditività e che generano cash, perché chiaramente lo stiamo vedendo anche sui tecnologici, quelli minori per esempio, che non generano cash e sono tutto nel futuro, si sono prese delle batoste tremende, terrificanti. La gente non avrà più voglia di comprare il sogno ventennale, di quello che succede tra 20 anni. Dicono, sai che ti dico, qui i tassi aumentano, io non so queste imprese, quelle più piccole, quanto siano solide, non so, forse sono solidissime, ma in ogni caso dov'è il cash? Stiamo ritornando a pensare al cash. Ecco, rapidamente anche la reazione dell'indice del dollaro in questi primi minuti dopo la pubblicazione in lieve calo dello 0,07%, quota 96, l'euro dollaro scambia ad 1,1307, sterlina dollaro 1,3539, c'è un lieve rafforzamento delle altre valute nei confronti del dollaro. Quali sono le vostre previsioni per quanto concerne l'indice del dollaro, nel senso da qua si va al rialzo o al ribasso? Ma secondo me si rimane abbastanza fermi, io non vedo un crollo del dollaro assolutamente, io vedo che ci sia sempre questa molla chiaramente da parte della Federal Reserve che continuerà la sua opera, questi dati confortano la Federal Reserve secondo me nella sua decisione, questi andranno avanti e questo costituirà un supporto. Due, ci sarà secondo me anche un afflusso di fondi sul bond market americano, perché a questi livelli diventa attraente per molti investitori istituzionali esteri che fanno il laddering, ossia non sono prettamente direzionali, ma ogni scadenza regolare comprano e investono a fine di bilanciamento della loro posizione. Questo è il secondo afflusso dollaro. E tre, secondo me, è un motivo estremamente semplice, che il dollaro continuerà ad attirare un certo interesse, è il fatto che nei mercati emergenti un rialzo del dollaro viene visto come un fattore economico negativo, perché poi cosa succede? Che il peso del loro dei loro debiti, che sono stati contratti in dollari, però dove non c'è un cash flow all'atere in dollari per imborsarli in gran parte, o si appesa di più, c'è un crollo delle valute, allora a quel punto cosa fanno molti investitori? Escono dal mercato, vendono titoli, vendono valuta e comprano dollaro. Ricordiamoci che la moneta rifugio del mondo emergente non è l'euro, non è lo yen, è il dollaro, è tutto dollar based. Dunque questo secondo me continuerà a sostenere il dollaro. Vedremo dei nuovi peaks fortissimi, è possibile, ma io non credo nell'immediato che qui l'euro dollaro vada, non so, 1,10, 1,11, ma io penso che terrà verso questi livelli e trovo molto interessante il fatto di stamattina sull'inflazione eurozona che abbiamo visto, un punto importante secondo me, che hanno detto, ah beh, 5%, la reazione euro è stata pressoché minima, la reazione dell'obbligazione eurozona è stata pressoché minima, le borse non sono crollate, perché? Perché uno, chiaramente molti dicono, questo è, come diciamo l'altro giorno, è headline, sono certa volatilità nei componenti, senti questo indice di inflazione, e due, perché vediamo ancora un forte interesse sul dollaro. Ricordiamoci, questa è un'economia molto forte ancora, questa è un'economia robusta, lo vediamo anche dal fatto che i salari stanno aumentando, i datori di lavoro non aumentano i salari quando c'è un'economia debole e possono pagare di meno. Non cercano di assumere quando c'è un'economia debole. Non stiamo vedendo un forte aumento, per esempio, del lavoro a tempo parziale. Ossia, questo assolutamente no. Questi ci vanno proprio così a candela, feet first, come dicono qui, e si buttano al mercato del lavoro a cercare lavoratori. Dunque questo paese rimarrà abbastanza, ossia, attraente per gli investitori, ciò sosterrà anche la sua valuta e non vediamo assolutamente una Federal Reserve che ha deciso di prendere quella strada e svalutiamo il dollaro per far ripartire le esportazioni dell'economia americana, perché qui la crescita, ricordiamoci, non è come l'eurozona, qui la crescita è fortemente interna e dunque questa manovra non si farà. Allora, rapidamente, perché hai menzionato ovviamente l'inflazione dell'eurozona, una cosa non sottolineare, si tratta comunque del 5% su base annuale, diventa sempre più difficile credere ovviamente all'argomentazione che si tratti di un fenomeno transitorio, poi per carità può essere tutto. Sto vedendo invece il prezzo del petrolio, sia Brent che WTI, abbondantemente sopra gli $80 e vedo il TTF, il gas naturale, in lieve calo, cioè anzi cede 7%.
7%, ma rimane abbondantemente sotto gli 80 dollari, stiamo parlando a megawatt l'ora e stiamo parlando dei futures. Quanto è preoccupante il prezzo sia del gas naturale, sto parlando del gas naturale in Europa, e del petrolio, perché in Europa, non negli States, ma in Europa l'energia è il contributor principale all'inflazione? Beh, innanzitutto partiamo dal petrolio. Il petrolio sta salendo per diversi motivi. Il petrolio sta salendo, uno, per un motivo politico, direi, che questa crisi in Kazakhstan. Ossia, questo è un fattore molto grave. Certo. Non solo è chiaramente che può succedere anche il grosso giacimento, il grosso field Tengiz, sono state errato, lì hanno dato la produzione, ma il fatto non è solamente un fatto che non c'è più offerta di petrolio, produzione di petrolio da un produttore importante, ma c'è tutta una stabilità regionale e politica che viene messa in questione. Ricordiamoci che qui sono entrati i russi, ci sono anche gli armeni, altre nazioni che sono unite in questa specie di alleanza assieme alla Russia, e dunque qui c'è una situazione molto grave che può esplodere. Dunque, uno, un discorso petrolio; due, un discorso di un equilibrio regionale politico che si può essere, diciamo, messo in pericolo. Due, ci sono anche problemi in Libia, questo è molto importante, anche problemi politici, anche lì c'è stata una cessazione, una forte riduzione del rifornimento, ossia, questo è molto importante. E tre, c'è un altro fattore molto importante dal punto di vista dell'offerta, per cui il gioco, secondo me, si sta facendo sull'offerta a questo punto, è che molti di questi produttori dei paesi OPEC più hanno esaurito la loro capacità di produrre ulteriormente nel brevissimo termine. Dunque sì, hanno approvato i loro 400.000 barrels a day al giorno di aumento, però non ci arrivano. Ossia, come detto prima, è un fatto puramente teorico, la Russia non ce la fa, altri non ce la fanno, e questo tende a creare sul mercato o una carenza o due delle preoccupazioni che ci potrebbe essere una carenza in un futuro più o meno prossimo. Dal punto di vista della domanda, la domanda permane forte, e vediamo anche una segmentazione del mercato. Nel senso, tutti prima dicevano: ah, ma c'è questa questione della conservazione dei voli. Certo, il settore aerolinee è estremamente importante, però vediamo che la mobilità generale nel mondo permane abbastanza forte. La gente la macchina la prende sempre, non andranno oggi a New York, dove abito io, perché c'è la neve, ma non li scongiurerà, ovviamente non li scoraggia a questo punto il virus fino a quel punto, e la domanda industriale in Asia rimane molto forte. Cosa significa questo per l'inflazione? Cosa significa questo per il settore economico globale? Io credo che effettivamente ossia non avrà un grossissimo impatto. C'è una volatilità molto forte, ma l'economia sta crescendo. Io vedo di più impatto, per esempio, del gas in Europa. Certo. Dove il gas è importantissimo, diciamo, effettivamente per l'economia europea. Ricordiamoci che noi abbiamo visto i prezzi che sono al triplo, dunque non possiamo fare un paragone col petrolio, perché il petrolio non è triplicato nel giro di 6 mesi. Il petrolio è aumentato, è triplicato, mentre invece il gas è triplicato, c'è una molto più forte volatilità. Io lì vedo un problema effettivamente sul headline inflation, probabilmente, ossia europeo, se ciò dovesse perdurare o se ci dovesse essere un altro problema qui, che molti per esempio non trovano gas, allora che fanno? Si riversano sul mercato del petrolio, e c'è la famosa domanda switching di cui non abbiamo ancora anche parlato. Per il momento siamo alla mercé del clima. Grazie mille Gian Ergas, Tigress FP, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, alla prossima. Grazie, Eva. Allora andiamo a vedere rapidamente la reazione dei mercati europei invece a tutto ciò che accade negli Stati Uniti.